lo sapeva che il ragazzo non era solo una sua immaginazione. Scostò le tende, spalancò il vetro. «Ehi!» gridò. La strada era deserta a perdita d'occhio, solo pioggia e vento. Ecco, Roberto. Si può. Ecco, cosa vede Federica? Cosa vede Federica? Mi diceva, io un carissimo amico psichiatra, che era vice direttore dell'ex manicomio di Bologna, e mi diceva che un suo paziente gli disse: da quando lei mi ha dato quelle pillole, mio fratello ha smesso di essere cattivo con me. Perché la malattia mentale è qualcosa di piuttosto strano, no? Allora dobbiamo distinguere angoscia da paura e poi dopo dobbiamo anche capire che cos'è la malattia mentale. L'angoscia intanto è qualcosa di estremamente positivo, ci dicono i psicologi, perché è quella che ci ha spinto fuori dalle caverne, è quella che ci spinge a migliorare. E nel Devoto Oli però c'è scritto che l'angoscia che cos'è? L'angoscia non è altro che il sentimento che sentiamo quando proviamo affetto per qualcuno e che sentiamo anche quando a qualcuno capita qualche cosa e noi non possiamo intervenire, c'è un vetro davanti a noi, noi siamo di qua da un vetro, vediamo che di là capita qualche cosa a un bambino o una persona magari è vicino a una fiamma e non se ne accorge, noi non possiamo intervenire, questo ci genera angoscia. E allora io ho pensato che è esattamente quello che capita al lettore: se prova affetto per un personaggio, poi non potrà intervenire per aiutare quel personaggio, quindi se io lo infilo dentro questa centrifuga, lui proverà angoscia la mattina e la sera. E che cos'è la malattia mentale in particolare? La malattia mentale di Federica. Sempre questo mio amico dottore mi diceva: che cos'è il paranoico? Il paranoico è quello che ha paura di tutti e fugge. Fugge perché ha paura innanzitutto lui. E allora bisogna fermarlo con i farmaci. Però lui ha paura anche dei farmaci, quindi devi dire che deve prendere almeno 8 di quelle gocce. Per cui parti, conoscendolo già, e gli dici: ne dovresti prendere 25. Lui non dice troppo. 20, 15, 12, 10, 8, che dove lui deve arrivare? Troppe. Prendine 5, no. Prendine 3, prendine 2, prendine 1, troppa. Questo è un caso vero, eh? Una è troppa? Sì, allora come facciamo? Ne prendo mezza goccia? Sì, va bene. Perché poi gli devi dare ragione, perché sennò poi lui ha ancora più paura e non torna. E io torno la settimana dopo, sa dottore che hai ragione, mezza goccia era poco, ho aumentato, mi sento meglio. Quante ne stai prendendo? Tre quarti di goccia. Ma ti trovi bene, cioè riesci a dividerla bene, eccetera, eccetera. Questo lo guarda tutto così e poi dice: ma scusa, io riempio un bicchiere d'acqua, ci metto una goccia, mescolo e bevo tre quarti di bicchiere. Okay? Per cui, quando noi pensiamo al malato mentale, pensiamo a qualcuno che noi sappiamo guidare la macchina, lui no, noi sappiamo usare il banco, ma lui no, ma il malato mentale ci porta, è come se lui fosse un indigeno dell'Amazzonia che ci porta in Amazzonia, e poi siamo noi che siamo in mano sua, perché non siamo più tutelati dalla società. Okay? Per cui è davvero qualcosa di estremamente pericoloso. Giuridicamente siamo molto poco tutelati, noi pensiamo al controllo perché siamo controllati dalle telecamere, da tutto, ma in realtà il controllo è un controllo più familiare nella nostra società che non un controllo della società vera e propria. Se io questa sera sparissi e non tornassi a casa e mia moglie andasse domani mattina dai carabinieri, non le direbbero: come, signore, è sparito Carboni, partiamo subito alla ricerca. Intanto direbbero: ma c'erano dei problemi tra di voi, poi direbbero: ma chi, Carboni, lo scrittore, quello che scriveva quella roba lì, lei, cioè, per forza è sparito, non ha letto i libri di Carboni. Sarebbero loro stessi, no, che mettono i bastoni tra le uova, mia moglie, che farebbero partire l'indagine molto tempo dopo, ci siamo. Ecco, è per questo poi che in America ci sono tutti questi serial killer, perché le distanze, mentre qua da noi il controllo familiare è vicino, in America che la gente si trasferisce a migliaia di chilometri uno dagli altri, se ne accorgono a Natale che è sparito il figlio da 5 anni. Qui qualche cosa di piuttosto inquietante. Vi leggo sempre sul discorso della malattia mentale, Brandt, di Angeli Folli, in cui Dario parla della sua visione di come viene trattata la malattia mentale o quella supposta tale. Questo brano si intitola La mia psichiatria. La psichiatria è una magia. È la branca forse meno esatta di tutta la scienza medica, eppure gli psichiatri hanno un potere spropositato e sopravvalutato dai più. Possono dichiarare tutto e il suo contrario, e persino un magistrato, spesso e volentieri, si trova nell'impossibilità di contraddire una loro diagnosi. Ha dell'incredibile, ma è così. Lo stesso giudizio di pericolosità sociale cui stava andando incontro Domenico è fondato sul potrebbe fare
e non sul certamente farà. Mi spiego con un esempio. Perché la mia misura di sicurezza fu prolungata di oltre 3 volte rispetto ai termini stabiliti? Perché fui ritenuto ancora pericoloso per la società? No. Fu per motivi sanitari, vale a dire perché ero troppo malato? Neppure. Perché ero un delinquente abituale, palesemente non ravveduto? No. Allora fu forse perché avevo commesso altri reati durante l'internamento? O perché avevo dato prova di non voler sottostare a qualsiasi genere di civile convivenza? Quindi perché ero un attaccabrighe, un violento, un indisciplinato? Ancora no. E allora? Perché proprio a causa dell'internamento avevo perduto anche la casa e, come ovvio, il lavoro. E aggiungerei la verginità della fedina penale, dunque ogni possibilità di legale sostentamento. Così, per la concatenazione dei vari potrebbe, se liberato in quelle condizioni, avrei potuto dover delinquere per potermi sostentare. Il condizionale del verbo potere implica però una non certezza, che in nessun caso deve diventare un dato di fatto per negare la libertà a un individuo. Con tutta evidenza però gli psichiatri, benché siano gli unici medici che spesso non guariscono, possiedono la sfera di cristallo, visto che un magistrato ritiene i loro forse abbastanza credibili da emettere verdetti sulla base di essi. Mi sono sempre chiesto se, secondo gli stessi ragionamenti, anche i poveri diavoli finiti disoccupati che si ritrovassero letteralmente in mezzo a una strada non dovrebbero per caso essere dichiarati a loro volta socialmente pericolosi, proprio perché senza casa e senza lavoro. Allucinante legge italiana. Io odio i psichiatri, tuttora e in profondità, poiché in virtù degli smisurati poteri decisionali che possiedono sulla vita delle persone nei luoghi di loro competenza come le comunità terapeutiche e gli OPG, hanno commesso e permesso violenze atroci ai danni di pazienti soli e indifesi mentalmente. Vorrei da una parte narrare tutto quello che ho visto, ma il mio cuore e il mio stomaco non me lo permettono. Forse un giorno, magari ne trarrò un libro, se ne sarò in grado. Questo libro in realtà tu l'hai scritto. Io non mi ricordavo neanche di aver scritto quella parte di me.